denunciare incertezza, incertezza sulla situazione che viviamo oggi, l'incertezza di quello che ci attende. E naturalmente l'incertezza è anche quella che inevitabilmente deriva dal confronto di una realtà attuale con quella del passato, quindi delle lezioni che dal passato possiamo usare. Ora, per cominciare possiamo citare un aforisma di Mark Twain, il quale diceva: ci sono due casi in cui l'uomo non deve speculare in borsa, quando non ha i soldi e quando i soldi li ha. Ora, se è chiaro che è un paradosso, se allarghiamo il discorso alla finanza nel suo complesso, vediamo che tutto sommato, alle origini della crisi del 2008, ci sono proprio fenomeni del tipo, posti da Mark Twain, cioè l'illusione di poter eliminare il rischio di credito e distribuendolo potenzialmente all'infinito ha spinto le banche, le società finanziarie, e evidentemente i soldi che hanno per mistero, a concedere prestiti, nel caso specifico mutui immobiliari, perché tutto è cominciato da subprime, ma il discorso può essere allargato, a individui che evidentemente i soldi non ne avevano abbastanza, che palesemente i soldi non ne avevano abbastanza e che non avevano potuto ripagare il debito. Ora, dietro il credit boom, che ho rapidamente richiamato con questo esempio, c'è un fenomeno macroeconomico importante, cioè l'ingente flusso di capitali che nell'economia avanzata, negli Stati Uniti in particolare, sono arrivati dagli enormi avanzi commerciali dei paesi in via di sviluppo. E quello che il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha chiamato il savings glut, cioè la sovrabbondanza dei risparmi. C'è stato per molti anni un flusso enorme, un flusso finanziario enorme verso le piazze finanziarie, che ha alimentato un grosso processo speculativo. Complici anche, per la verità, le regole di supervisione talvolta inadeguate e uno scarso di coordinamento tra le due di controllo, sia a livello internazionale sia anche all'interno dello stesso paese, il caso tipico degli Stati Uniti. Da questa ricerca di rendimenti elevati è venuta fuori una massa di operazioni speculative che di fatto ha creato la bolla che poi è esplosa e determinato la grande crisi del 2008. Ora, la fase appunto della crisi sembra essere passata, quindi il quadro però è ancora pieno di incertezze, ma anche qui è venuta meno la fiducia delle banche tra loro stesse, per così dire, e questa mancanza di fiducia si è manifestata sul mercato interbancario. Il mercato interbancario è rimasto per mesi paralizzato, le banche non si pensavano più soldi fra di loro, questa è la sostanza, e il mercato interbancario è la forma principale dell'approvvigionamento dei fondi della banca. Quindi qui crisi di liquidità e qui riduzione delle attività creditizie. E se qualcuno del pubblico rimasto vuole intervenire, abbiamo un po' di tempo a disposizione, perché secondo il programma che avevamo stilato fino alla prima volta, fino al 19, sì, microfono, 9.30 ci possiamo arrivare, quindi sì. Salve, buonasera a tutti. Io dissento totalmente da quanto ha detto Giorgetti, ma qua ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio e non credo che sia questa la sede opportuna. Volevo invece fare una considerazione su quanto ha detto il dottor Pasca, che tra tutte queste incertezze di cui abbiamo parlato, che in parte condivido, io oggi però due cose posso dire che sono certe. Allora, una è che il signoraggio bancario esiste ed è una truffa, in quanto per stampare una banconota da 100 euro la BCE, prima Banca d'Italia, sostiene un costo tipografico di 30 centesimi. La seconda certezza è che le banche commerciali creano moneta dal nulla, ed è ancora più grave, tramite il meccanismo della riserva frazionaria. Ma di tutte queste questioni non vengono mai affrontate, né a livello politico, tantomeno da coloro che sono la vera causa di questa crisi. Se poi vogliamo andare ulteriormente nel dettaglio, le voglio fare una domanda semplice. Non le sembra una grande, grave anomalia e paradosso che lo Stato possa coniare le monetine metalliche e non possa stampare le banconote e le debba quindi chiedere in prestito a un ente privato,
come Banca d'Italia S.p.A.? Penso di essere stato chiaro, vorrei una risposta da parte di chi è in grado e chi se assente di darmela con onestà intellettuale. Grazie. Guardi, se vuole faccio un esempio più semplice. Per quanto riguarda il signoraggio è una funzione sovrana. Cioè la stampare pulita e stampare pantologo è una funzione sovrana, che viene affidata a un organo tecnico. Lo Stato non prende il pantologo, non prende più da tempo il banconote, non viene finanziato dalla banca centrale. Lo Stato viene finanziato dal mercato. E quindi sì, esiste il signoraggio, certo, è consustanziale stessa dello stampare una conta di fare banca centrale, sì. Questo è, non è una tutta. Ripeto la domanda allora, la domanda era abbastanza chiara, non le sembra una grande, grave anomalia e paradosso che lo Stato possa coniare le monetine metalliche ma non possa stampare le banconote? Ammesso che così avvenga, se no mi dica lei se non è così, conferma che è così. Che così avvenga, certo, le monetine si devono acquistare, ma se è lo Stato, noi facciamo le banconote, ma la funzione. Ecco, questo la logica dice che è una, cioè, un paradosso, non è logico. Sicuro può essere un paradosso. Quindi? Francamente è una questione piuttosto marginale. Beh, non so se conosce la teoria giuridica del professor Auriti, che ha denunciato la Banca d'Italia per truffa e altri capi di imputazione nel 1983. La sentenza dice che non è neanche chiara, la sentenza dice che il professore aveva dimostrato l'elemento materiale del reato, ma non il dolo. Cioè, una sentenza anche questa abbastanza atipica. Non so se rendo l'idea, se ha capito che cosa voglio dire. Nessuna considerazione su questo. Va bene, io ringrazio, mi basta il vostro imbarazzo, grazie. Scusi, ma si può presentare per cortesia così almeno? Come no, io sono Enrico Grosso, faccio parte di un'associazione di promozione sociale che si chiama PRIMIT, Programma Riforma Monetaria Italiana. Ci stiamo attivando anche a livello politico affinché questa questione, insomma, può essere risolta e quindi venga fatta nelle sedi opportune, quindi istituzionali, per cui vorremmo coinvolgere tutte le parti in causa. Ma fino a quando gli enti che sono la causa di questa crisi non ammettono le loro responsabilità, la gente ignara continua ad abboccare, continua a credere a quello che viene detto all'università anche, che è quello degli economisti tradizionali. Perché se non si parla di signoraggio bancario all'università in questi termini, signori, cioè, adesso il sistema sta collassando, l'avete detto bene voi, siamo alla frutta, però informiamo la gente, ci vuole consapevolezza. A proposito di citazioni, visto il dottor Del Stadio ne ha fatte prima, ne vorrei fare una anch'io, che se non sbaglio fu di Lincoln: potrete ingannare tutti per un periodo, potrete ingannare qualcuno per sempre, ma non potrete ingannare tutti per sempre. Poi il resto rispondete alla vostra coscienza. Grazie.